Dal Vangelo secondo Luca. Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samaria e la Galilea. Entrando in un villaggio gli vennero incontro 10 lebbrosi, che si fermarono a distanza e dissero ad alta voce: «Gesù, Maestro, abbi pietà di noi!» Appena li vide, Gesù disse loro: «Andate a presentarvi ai sacerdoti!» E mentre essi andavano, furono purificati. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce e si prostrò davanti a Gesù ai suoi piedi per ringraziarlo. Era un samaritano. Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati purificati 10? E gli altri 9 dove sono?» Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio all'infuori di questo straniero. Egli disse: «Alzati e va. La tua fede ti ha salvato.» Che differenza c'è tra i 9 che non tornano e il 10 che invece torna indietro a ringraziare Gesù? La differenza dal punto di vista fisico non è nessuna, sono 10 lebbrosi, sono 10 che chiedono e sono 10 che vengono guariti. La differenza interiore è gigantesca. 9 vengono guariti e non sanno perché. Il 10 ha la risposta da Gesù: la tua fede ti ha salvato. Ecco, sta proprio qui, in questa risposta di Gesù: la tua fede ti ha salvato. Anche gli altri sono stati salvati attraverso la loro fede, ma non lo sanno. Non sanno che quello che li ha guariti è sì Gesù, ma è anche la loro disponibilità a lasciarsi guarire. Cioè la loro disponibilità a riconoscere che da soli non sarebbero stati capaci di guarire. È molto forte il Vangelo di quest'oggi, ma in questa piccola particolarità, nel fatto cioè che anche noi tante volte non riusciamo a distinguere tra quello che facciamo, quello che non possiamo fare e quello che agisce attraverso la fede. Il messaggio di oggi nel Vangelo è proprio questo: riuscire a capire quanto nella nostra vita la fede riesce a cambiarci. Quanto cioè nella nostra vita quello che noi facciamo e quello che ci riesce avviene non soltanto per mezzo nostro o per mezzo inspiegabile, ma avviene proprio e soprattutto perché il nostro incontro personale, esistenziale, si scontra con la fede. Incontrare Gesù, chiedergli, ricevere, ottenere, sono sì qualche cosa di grande, ancor di più è conoscere, è riconoscere, è sapere. Credere e comprendere. Tante volte o ci fidiamo del credere o pensiamo che sia necessario solo comprendere. Al contrario, siamo invitati proprio a mettere insieme le due cose, a non sentire in esse la contraddizione, ma piuttosto la necessaria capacità di compenetrazione. La nostra fede ha bisogno di sentire che quello che noi siamo e quello in cui crediamo si muove attraverso la logica di Dio. Certo, è una logica un po' diversa dalla nostra, forse tanto diversa al punto che qualche volta o molte volte non la comprendiamo, ma è una logica nella quale possiamo penetrare con la fiducia, possiamo penetrare con la volontà e possiamo penetrare con la preghiera. Quello che torna è capace di andare a ringraziare e nel suo ringraziamento c'è tutto il senso della profondità dell'accorgersi che il dono che ha ricevuto è un dono che non dipende da lui ma che dipende da altro, da quel Cristo che gli dice: è la tua fede che ti ha salvato. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto prodigi. Gli ha dato vittoria la sua destra e il suo braccio santo. Il Signore ha manifestato la sua salvezza. Agli occhi dei popoli ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Tutti i confini della terra hanno veduto la salvezza del nostro Dio. Acclami al Signore tutta la terra. Gridate, esultate con canti di gioia. Cantate inni al Signore con l'arpa, con l'arpa e con suono melodioso,
con la tromba e al suono del corno acclamate davanti al re, il Signore. Frema il mare e quanto racchiude, il mondo e i suoi abitanti. I fiumi battano le mani, esultino insieme le montagne davanti al Signore che viene a giudicare la terra. Giudicherà il mondo con giustizia e i popoli con rettitudine.